Benvenute e benvenuti. Questa lezione di oggi di storia sarà dedicata ad una delle pagine forse più interessanti della storia romana, ovvero sia la congiura di Catilina e l'avvento del primo triumvirato. Allora, per comprendere bene gli avvenimenti di cui adesso vi parlerò, ho preparato una piccola slide che ci permetta di riassumere il punto a cui siamo giunti. Allora, nel 79 Sylla si ritira dopo aver attuato una serie di riforme che di fatto tendevano a sancire il definitivo predominio della nobilitas sugli equites per risolvere definitivamente la questione delle guerre civili così come si erano svolte fino a quel momento. Nel 79 si ritira, nel 78 muore, lascia un vuoto politico gigantesco. In Spagna, intanto, uno degli ufficiali di Caio Mario, ovvero sia Sertorio, continua a intessere relazioni con le popolazioni locali e in più è un polo che attrae tutti quanti i sopravvissuti soldati di Mario. Un problema gigantesco per il Senato che invia contro Sertorio Gneo Pompeo. Tra il 76 e il 72 a.C. così si svolge la guerra contro Sertorio. Contemporaneamente a questa guerra si svolge anche la guerra contro Spartaco dal 73 al 71 a.C. Dei gladiatori si ribellano nella città di Capua, questa ribellione si propaga piano piano, un enorme esercito viene raccolto dall'abile e intelligente Spartaco. Nel 71 però Spartaco cede sotto il peso delle truppe romane comandate da Marco Licinio Crasso. I due vincitori delle guerre contro Sertorio e contro Spartaco, ovvero sia rispettivamente Pompeo e Crasso, tornano a Roma per riscuotere il premio politico. Il premio politico che riscuotono è il consolato. Nel 70 Pompeo e Crasso svolgono il loro anno di consolato, operano una serie di riforme che di fatto rendono di nuovo possibile agli equites influire direttamente sulla vita politica romana. Nello stesso anno un altro durissimo colpo viene inferto alla classe senatoria, ovvero ai nobili. Il processo contro Verre, gestito nell'accusa dal giovane avvocato Marco Tullio Cicerone. Viene pronunciata solamente la prima orazione contro Verre perché poi Verre di fatto scappa, autoproclamandosi colpevole. Il 70 quindi è un anno che dà un durissimo colpo alla classe senatoria, ai nobili. Di fatto il Senato comincia a perdere la sua funzione, il suo peso, la sua importanza. Ormai il governo di Roma è nelle mani di grandi personaggi che emergono. Negli anni successivi un enorme potere viene conferito sempre a Gneo Pompeo per combattere contro i pirati, una minaccia terribile. Nel 67 si svolge la guerra contro i pirati. I pirati sono finanziati tra gli altri da Mitridate, re del Ponto, vecchio avversario, già sconfitto da Silla nell'85 se non sbaglio. Adesso c'è bisogno di una seconda guerra contro Mitridate che si svolge dal 63 al 60. Dal 66 al 63 avanti Cristo. Pompeo combatte questa guerra e torna vincitore a Roma. Siamo arrivati a questo punto, quindi. Pompeo ha un credito gigantesco, i nobili hanno sempre meno potere e dei personaggi cominciano a emergere piano piano come i veri protagonisti della storia politica romana in questo momento. Allora, tra questi personaggi che emergono vi è naturalmente Gneo Pompeo, che in questo momento sembrerebbe il personaggio che ha più potere, ma vi è anche Caio Giulio Cesare, di cui abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti, imparentato con Caio Mario, sopravvissuto alle proscrizioni di Sylla, adesso piano piano comincia a svolgere la sua carriera politica. Abbiamo poi accanto a Giulio Cesare, abbiamo anche Marco Licinio Crasso, uno dei più ricchi cittadini romani, che si era arricchito grazie alle proscrizioni di Sylla e quindi grazie a tutti quanti i beni che erano stati confiscati. Abbiamo poi naturalmente anche Marco Tullio Cicerone, che è l'homo novus per eccellenza. Allora, proviamo adesso, mi allargo al centro, proviamo adesso a collocare questi personaggi all'interno dei rispettivi schieramenti politici. Sì, perché, attenzione, permangono i due partiti principali, cioè il partito degli optimates, il partito della classe senatoria dei nobili, e invece il partito dei populares, cioè il partito degli equites. Va bene. Allora,
Abbiamo detto che in questo momento i grandi personaggi che stanno emergendo all'interno della storia di Roma, noi li dobbiamo considerare scollegati dalla loro provenienza. Ad esempio, Caio Giulio Cesare, che è nobile di famiglia, di origine, è uno dei leader del Partito dei Populares, che invece in teoria combatte contro i nobili. Perché un personaggio come Caio Giulio Cesare è a capo del Partito dei Populares? Perché alcuni nobili, come abbiamo già detto nelle lezioni precedenti, molto avveduti, hanno fiutato l'opportunità di un grosso vantaggio politico aderendo alla causa dei Populares. Il Partito degli Optimates, il Partito dei Nobili, invece, in questo momento ha come uno dei suoi personaggi principali Marco Tullio Cicerone, che invece non è nobile di origine, è un homo novus, e che nel processo contro Verri aveva invece combattuto contro i nobili. Com'è possibile che Cicerone è un esponente degli Optimates e invece Giulio Cesare è un esponente dei Populares? Proprio in virtù di questa dinamica che vi sto dicendo, cioè ovvero sia proprio in virtù di quella dinamica che fa sì che i personaggi politici, lì dove trovano un pertugio, dove trovano un vuoto, dove trovano una nicchia, si inseriscono e cercano di ottenere più vantaggi possibili. Ed è quello esattamente che sta succedendo a Roma. Allora, Marco Tullio Cicerone, abbiamo detto, si situa con gli optimates, cioè con i nobili. All'inizio i nobili erano stati infastiditi da questa figura, aveva inferto infatti un durissimo colpo ai privilegi dei nobili con il processo a Verre, ma in seguito aveva, Cicerone, saputo farsi amici molti influenti senatori, molti influenti nobili, e grazie a queste nuove amicizie nel 63 avanti Cristo riesce ad ottenere il consolato. Un risultato estremamente notevole per un homo novus. Pensiamo che uno degli ultimi che era riuscito ad ottenere questo era stato appunto Caio Mario con la guerra contro Giugurta. Vi ricordate? Un homo novus che diventava console. Quindi un risultato estremamente notevole. E proprio durante il consolato, nel 63 a.C., si offrì un'opportunità eccezionale a Cicerone per aumentare ancora il suo potere e la sua influenza. Questa opportunità è ricordata come la congiura di Catilina. Allora, attenzione, chi è Catilina? Catilina, il cui nome completo era Lucio Sergio Catilina, era un nobile romano. Questo nobile romano era un nobile che, come tanti altri, si era arricchito durante la fase delle liste di proscrizione di Silla, ma quella fortuna che era riuscito ad accumulare in quel periodo l'aveva dilapidata, l'aveva completamente perduta. E, perduta questa enorme fortuna, aveva cercato di ristabilire la propria bilancia economica attraverso un impegno politico. Questo impegno politico lo aveva portato a schierarsi, proprio come Caio Giulio Cesare, con il Partito dei Populares. Quindi si era schierato con i Populares, ma in seguito a una serie di scandali, sia pubblici che privati, era una persona Catilina che, per così dire, amava gli eccessi in tutti i sensi possibili di questa parola, era caduto sempre più in disgrazia. Quindi era un nobile al momento decaduto e squattrinato, come si poteva dire. Aveva avuto l'appoggio di Crasso e Giulio Cesare, i principali esponenti del Partito dei Populares, e aveva proposto la sua candidatura al consolato diverse volte. L'ultima volta che aveva proposto la candidatura era stato proprio per il consolato del 63, lo stesso consolato che poi sarebbe stato ottenuto da Marco Tullio Cicerone. Quindi era stato avversario alle elezioni al consolato di Cicerone e aveva perduto. Aveva perduto perché? Perché c'erano stati dei brogli elettorali. Sì, i brogli, che cos'è un broglio elettorale? Un broglio elettorale è, diciamo, un'operazione illecita che viene commessa nel corso di elezioni e che ne altera il risultato. Okay? Di fatto possiamo parlare di elezioni truccate.
Allora, il clima politico a Roma all'epoca era tale per cui vi erano praticamente sempre dei brogli, cioè nel senso che le influenze politiche erano così forti che in effetti ogni fazione faceva di tutto per ottenere il risultato sperato, il risultato agognato. E in questo senso Catilina non era riuscita ad ottenere il proprio risultato. Perché la classe dei nobili aveva operato dei brogli tali da far vincere Cicerone. I nobili si erano spaventati della candidatura di Catilina. Perché si erano spaventati? Perché Catilina, tra le varie altre cose che proponeva come esponente del Partito dei Populares, c'era quella di cancellare i debiti per chi era caduto in rovina. Ora, questa proposta non era una proposta così assurda peregrina, era una proposta da cui Catilina poteva ottenere un enorme vantaggio. Sì, perché molti nobili che facevano parte del partito dei Populares erano nobili che erano in gravissime situazioni economiche, avevano un sacco di debiti e quindi proponevano di cancellare i debiti per tutto. Facciamo finta che non è successo niente. I nobili, d'altra parte, che spesso erano i creditori, erano quelli che avevano prestato i soldi, avevano interesse che proposte politiche del genere non fossero mai approvate, ovviamente. Okay? Quindi i nobili avevano colto un enorme pericolo nelle proposte politiche di Catilina e dei Populares in generale, e quindi avevano operato dei brogli per far salire al consolato un uomo di loro fiducia, cioè ovvero sia in questo caso Cicerone. Catilina, però, appunto, non nuova ad eccessi di ogni genere, non ci stava e quindi decise di organizzare una congiura, organizzare un colpo di stato. Voleva prendere il potere con le armi e così cominciò a organizzare un vero e proprio esercito fuori da Roma, nella zona dell'Etruria, per poter poi intervenire militarmente a Roma. Il piano di Catilina era molto congeniale, era molto, molto ingegnoso e aveva molti appoggi Catilina, probabilmente anche tra uomini politici molto famosi. Non si può escludere un coinvolgimento anche dello stesso Caio Giulio Cesare e di altri esponenti del Partito dei Populares all'interno di questa congiura. I Populares temevano che i nobili potessero, con il consolato di Cicerone, riprendere le redini del potere politico, impedendo ad altri di accedervi. Okay. In ogni caso, Catilina comincia ad accumulare un vero e proprio esercito fuori Roma per intervenire e prendere con la forza il potere. Ma qualcosa andò storto. Il piano di Catilina, infatti, venne divulgato da alcuni personaggi che ruotavano all'epoca intorno ai fidati di Catilina. Insomma, di orecchio in orecchio questo piano venne ascoltato e giunse infine alle orecchie di Cicerone. Cicerone, scoperto il piano, decise di agire in un modo molto particolare, cioè ovvero sia decise in una particolare seduta del Senato di smascherare Catilina, che era lì presente in Senato insieme a lui. Cicerone pronunciò diversi discorsi per accusare di fronte a tutti Catilina, smascherandolo del suo piano. Allora, vediamo che qui vi ho preparato un quadro estremamente famoso che raffigura appunto il momento in cui Catilina viene smascherata da Cicerone. Vedete? Allora, il personaggio sulla destra, completamente isolato e rabbuiato, per così dire, vedete com'è piegato su se stesso, è Catilina. Dalla parte opposta, a sinistra, invece, vediamo Cicerone che ha dalla sua tutto quanto il Senato, i nobili, e che sta pronunciando un discorso proprio verso Catilina. Questo probabilmente è il momento in cui Cicerone pronuncia il primo dei discorsi contro Catilina. Questi discorsi contro Catilina furono pronunciati tra il 63 e il 62 a.C. Sono dei discorsi in cui Cicerone smaschera Catilina. Questi discorsi furono poi pubblicati nel 60. Quindi erano un esempio di grandissima abilità
Oratoria di Cicerone. Vennero pubblicati nel 60 con il titolo in latino Orationes in Catilinam, ovvero sia Discorsi contro Catilina, e vengono oggi ancora ricordati come le Catilinarie. Allora, pensate che furono dei discorsi talmente violenti di Cicerone contro Catilina che oggi il termine catilinaria è un termine che indica una violenta critica nei confronti di qualcuno. Quindi se io opero una violenta critica contro qualcuno, sto facendo una catilinaria contro di lui. Capite? È diventato addirittura sinonimo di violenta critica questo termine catilinaria. Allora, celebre è l'inizio della prima catilinaria. Ora, questo inizio, ve lo leggo, suona più o meno così. Fino a quando abuserai, o Catilina, della nostra pazienza? Per quanto tempo ancora codesta tua condotta temeraria riuscirà a sfuggirci? A quali estremi oserà spingersi il tuo sfrenato ardire? Né il presidio notturno sul Palatino, né le ronde per la città, né il panico del popolo, né l'opposizione unanime di tutti i cittadini onesti, né il fatto che la seduta si tenga in questo edificio, il più sicuro, ti hanno sgomentato, e neppure volti il contegno dei presenti? Allora, vedete che qui è evidente che il discorso Cicerone l'ha pensato bene, l'ha pensato per risultare il più scenico e il più forte possibile nei confronti sia dei presenti, nei confronti anche però dello stesso Catilina, che Cicerone sapeva sarebbe stato lì quel giorno. Va bene? Quindi Catilina viene smascherato pubblicamente in questa famosa seduta del Senato tra il 63 e il 62. Catilina quindi scappa da Roma e si rifugia in Etruria, dove aveva accumulato questo esercito. Ci fu a quel punto un vero e proprio scontro militare, e in questo scontro militare molti dei seguaci di Catilina vennero fatti prigionieri. Catilina stesso venne poi ucciso in battaglia, combattendo contro l'esercito regolare di Roma nei mesi successivi, quindi nel corso del 62, a Pistoia in particolare. Però nei primi scontri vennero catturati vivi un sacco di catilinari, cioè ovvero sia un sacco di seguaci di Catilina. Molti di questi seguaci di Catilina erano dei cittadini romani e Cicerone, per sua espressa decisione, uccise tutti i partecipanti alla congiura di Catilina, molti dei partecipanti alla congiura di Catilina, arbitrariamente, senza processo. Questa fu una colpa molto grave che venne subito indicata da molti degli altri politici dell'epoca, perché dovete sapere che ogni cittadino romano aveva un diritto inalienabile, il diritto della provocatio. Che cos'è la provocatio? Ovvero sia il diritto di appellarsi al popolo. Quindi vi era, per così dire, un'ultima chance, un'ultima carta che ogni cittadino romano poteva giocarsi. Cicerone, invece, decidendo della morte sommaria di quelli che avevano partecipato alla congiura con Catilina, privò molti cittadini romani di questo diritto fondamentale. Lo stesso Giulio Cesare, che probabilmente, come abbiamo già detto, aveva partecipato alla congiura, ma di cui non fu mai possibile attestarne la partecipazione, per cui riuscì probabilmente a sfuggire nei momenti decisivi alla cattura, lo stesso Giulio Cesare però disse a Cicerone che stava infrangendo un diritto, quindi una legge fondamentale di Roma. Di fatto però Cicerone andò avanti lo stesso. È importante che ci ricordiamo di questa cosa perché diversi anni dopo questa colpa sarà imputata a Cicerone e Cicerone sarà costretto per un certo lasso di tempo all'esilio da Roma. Va bene? Ok. In ogni caso, Cicerone affoga nel sangue la congiura di Catilina. Va bene? Allora, nel mentre succede questa cosa, intanto Pompeo era ancora
in Ponto. Sì, perché in questi anni proprio si stava ancora combattendo la guerra contro Mitridate. Ricordiamoci che la guerra si combatte dal 66 al 63 e questi avvenimenti succedono nel 63. Intanto Pompeo sta tornando a Roma. Pompeo torna nel 61 avanti Cristo a Roma. Nel 61 avanti Cristo ritorna in patria. Molti nobili, che intanto, grazie al consolato di Cicerone e grazie a vari altri provvedimenti politici, stanno piano piano apparentemente riprendendo le redini del governo di Roma, hanno paura di Pompeo, perché sanno che Pompeo ormai è un avversario dei nobili e della classe senatoria, e hanno paura che Pompeo rifaccia esattamente quello che fece Sylla tanti anni prima, cioè ovvero sia sbarca a Brindisi, prende l'esercito e marcia su Roma, compiendo per così dire quella che Sylla all'epoca fece, ovvero sia l'effrazione del pomerium, cioè superare il confine sacro con le truppe. Va bene. Hanno paura, insomma, che tenti una sorta di colpo di Stato. Ma Pompeo è fedele a Roma, non vuole operare forzature in questo modo e quindi, senza esercito, rientra in città, rientra a Roma. Chiede una cosa al Senato, chiede ovvero sia che siano dati dei terreni dell'ager publicus, cioè del terreno pubblico, ai suoi veterani in compenso dei meriti che hanno ottenuto grazie alla vittoria con Mitridate. Bene. Quindi chiede che i suoi veterani siano ricompensati. Il Senato però rifiuta. Perché il Senato rifiuta? Perché il Senato, cioè i nobili, sanno che se offrono ai veterani di Pompeo quello che Pompeo chiede, cioè i terreni pubblici, il potere di Pompeo sui soldati sarà ancora più forte e quindi un domani, in caso di necessità, Pompeo potrà tranquillamente fare affidamento su quei soldati, ancora di più di quanto non possa fare adesso. Quindi il Senato decide di rifiutare la richiesta di Pompeo. A questo punto Pompeo si trovò in una situazione difficile e la soluzione che decise di intraprendere fu di trovare un accordo, di fare un'alleanza con gli altri personaggi politici che erano in forte rotta di collisione con il Senato. Quali erano questi personaggi politici? Beh, i capi del Partito dei Populares, ovvero sia Marco Licinio Crasso e Caio Giulio Cesare. E così si sedettero a tavolino, Crasso, Pompeo e Cesare, per stipulare un'alleanza. Un'alleanza che in effetti non faceva leva su un'amicizia, sui legami forti tra te. Anzi, i tre probabilmente sapevano di essere dei rivali, ma avevano un nemico in comune. Questo nemico in comune era il Senato. Da questa alleanza nacque il primo triumvirato. Attenzione, la parola triumvirato, analizziamola bene un attimo. Triumvirato. La prima parte trium viene da tres. Tres in latino significa tre. Virato da viri, ovvero sia uomini. Quindi il triumvirato è letteralmente un'alleanza tra tre uomini, tra tre persone, un accordo, un'alleanza, nulla di scritto, non è che c'era un contratto vero e proprio, però per così dire è un accordo tra uomini che decidono qualcosa per ottenere insieme dei vantaggi. Questi tre personaggi politici, che erano tre personaggi politici più importanti di Roma all'epoca, decisero di accordarsi per combattere contro il Senato, per prendersi il potere e per spartirsi questo potere. Realizzare, ovvero sia con aiuti reciproci, le proprie aspirazioni personali, che erano diverse in quel momento e che non si ostacolavano al momento tra di loro. Quali erano queste opposti, quali erano questi propositi personali? Allora, prima di tutto fu Cesare a proporre il triumvirato, quindi è Cesare il personaggio principale. Già vediamo che Cesare comincia a spiccare per un'enorme intelligenza e un'enorme visione strategica che tra poco, nelle prossime elezioni, vedremo applicata anche in ambito bellico, cioè in ambito di guerra. Va bene? Allora, Pompeo e Crasso
dovevano, da parte loro, favorire l'elezione di Cesare a console. Cioè Cesare vuole diventare console, vuole raggiungere la carica più importante a livello politico. Cesare, in cambio, avrebbe concesso a Pompeo l'appoggio dei comizi per ottenere le terre per i suoi veterani, quello che il Senato gli aveva negato. Quindi Cesare vuole il consolato. Pompeo avrebbe ottenuto l'appoggio dei comizi per le terre ai suoi veterani e Crasso avrebbe ottenuto delle leggi che avrebbero avvantaggiato i commerci di Crasso e i commerci degli Equites, che in questo momento erano rappresentati da Crasso. Questo patto, questo accordo tra uomini, prevedeva inoltre un'altra cosa che vi voglio far vedere. Cioè, ovvero sia, prevedeva una divisione dei territori di Roma. Vedete, questa mappa indica la spartizione che nel primo triumvirato venne operata tra i territori di Roma. Allora, in questa mappa vedete che la parte verde indica i territori che appartengono, per così dire, a Roma e a nessuno dei tre triumviri in particolare. Quindi vediamo l'Italia, la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, la provincia africana, la Grecia e parte dell'Asia Minore. La Spagna invece è una provincia di Pompeo. Pompeo l'ha conquistata quando ha vinto la guerra con Sertorio, quindi è per così dire un suo possedimento. Pompeo può far leva su quelle province. La Siria invece è la provincia di Crasso. Perché la Siria? Perché la Siria è uno dei punti più importanti a livello commerciale e noi sappiamo che Crasso è il rappresentante politico degli interessi commerciali degli Equites a Roma in questo momento. La parte invece in rosso è la parte della Gallia. La Gallia invece è la provincia che si prende Cesare. Sembrerebbe la provincia meno importante, ma vedremo nella prossima lezione che la Gallia diventerà molto più ampia di quanto non è al momento. Cesare, per così dire, si prende dalla sua la Gallia, che diventa territorio di conquista per lui. Allora, questa è la spartizione del primo triumvirato dei territori di Roma nel 60 a.C. Le cose cambieranno molto nell'arco dei prossimi anni. Va bene? Allora, per adesso ci fermiamo qua. Abbiamo delineato i motivi e le ragioni per cui nacque questa alleanza, mai vista fino adesso, tra personaggi politici che erano in lotta e in competizione tra loro, ma che avevano un nemico comune, ovvero sia il Senato. Alla prossima lezione per il prosieguo.